Ci troviamo all'ospedale di Polla, dove è nato un presidio da parte del comitato Vallo a Difendere, un presidio che serve per raccogliere delle firme, per creare un coordinamento per cercare di tutelare l'ospedale Luigi Curto di Polla dai possibili tagli che vuole e potrebbe fare l'ASL. Un coordinamento e una raccolta firme che potrebbero poi sfociare in una manifestazione all'interno delle strade del Vallo di Diano. Ascoltiamo uno dei promotori di questa iniziativa. Noi siamo qui per difendere l'ospedale, nel senso che abbiamo l'obbligo morale e civile di difendere una struttura che negli anni ha sempre garantito un servizio eccezionale e che purtroppo fatti di varia natura a poco alla volta lo stanno smantellando. Pezzo a pezzo ci stanno togliendo quelle che erano le nostre che il nostro presidio sanitario, il quale serve un bacino di utenza importante. Cosa si può fare? Beh, quello che si può fare è stare qui. Noi invitiamo tutti gli altri comitati, questi gruppi che sono nati a difesa dell'ospedale, a presiedere l'ospedale, a fare massa critica. Non possiamo a gruppi sparsi difendere questo presidio, per cui invitiamo tutti a venire qua e a darci una mano, perché noi non molleremo fino a che non avremo risposte chiare su quello che si vuole fare di questo ospedale. Secondo lei in questo momento bisogna cercare i colpevoli o cercare risposte, o anche entrambe? Se ci sono dei colpevoli, secondo lei a chi bisogna additare e chi chiedere poi le soluzioni? Beh, i colpevoli è la classe politica locale che non ha saputo difendere questa struttura. In futuro noi dobbiamo pensare di ridisegnare questo territorio, questo ospedale e Polla in particolare deve diventare polo sanitario. C'è bisogno di tutto ciò? C'è bisogno di manifestare il proprio affetto da parte del territorio valdinese per l'ospedale di Polla, o siamo e dobbiamo essere sereni? Allora, non bisogna mai essere sereni un po' in tutte le cose, perché la società ci insegna e ogni giorno gli eventi ci insegnano che bisogna sempre prestare molta attenzione per i propri territori, naturalmente con progetti seri, progetti credibili e in un contesto generale. In questo caso specifico della sanità, la tutela del nostro ospedale, delle nostre strutture ospedaliere deve essere fatta ogni giorno attraverso la produttività, attraverso il servizio, attraverso l'organizzazione, attraverso la giusta richiesta che chi è deputato nelle scelte, in questo caso la Regione, il Commissariato alla Sanità, la nostra Direzione Generale, a dotare le nostre strutture ospedaliere di servizi fondamentali e importanti. Oggi l'ospedale di Polla necessita soprattutto che siano attuati più presto possibile ciò che è stato scritto nell'atto aziendale e nel piano ospedaliero. La richiesta è che ci siano queste specialistiche oggi nel nostro ospedale, che è come questa di oculistica. Quindi la richiesta fatta è di ottenere il mantenimento della struttura di oculistica come specialistica, che è stata una specialistica che ha portato popolazione nel nostro territorio, quindi migrazione positiva. Speriamo adesso che con la caduta fra virgolette di Polimeni e con De Luca, visto che ci ha dato un grandissimo aiuto, una grandissima mano e va ringraziato totalmente, senza appartenenze politiche, poi avrà fatto altri 100.000 errori, ma su questo non esiste né se né ma, che debba immediatamente assumere personale anche a tempo determinato in attesa dell'espletamento di questi concorsi. Il sistema sanitario è una garanzia che bisogna dare a noi cittadini, a ogni cittadino. Quindi organizzazione, attivazione, voler più bene al nostro territorio e la protesta finalizzata a un confronto per ottenere non più degli altri, ma le cose degli altri, che possa essere garantito un servizio.